un pari tra i fischi. Contro il Gubbio al Bonolis il Teramo non va oltre l'1-1 e deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria. E più del pareggio, in effetti il Teramo non meritava, vista la prova complessivamente scadente offerta, lontana dagli standard visti con la San Benedettese e più vicina a quella del pareggio sofferto di Imola. Senza l'acciaccato Speranza, che finisce in panchina, i biancorossi devono subito guardarsi dalla conclusione al terzo minuto di Marchi, sventata da Lewandowski. La risposta del Teramo è nel colpo di testa di Piccioni sugli sviluppi di un calcio piazzato al nono minuto. E soprattutto nel gol del vantaggio, segnato da Antonio Bacio Terracino, che al 19° sfrutta un errore in uscita del Gubbio, avanza e con un sinistro preciso da limite non da scampo a Marchegiani, secondo gol stagionale, il primo in campionato per l'esterno che si conferma l'unica risorsa offensiva di un Teramo che lì davanti continua a fare fatica. È il momento migliore per i biancorossi, che al 25° vanno vicino al raddoppio quando Ventola mette al centro ma Piccioni incorna a fil di palo. Da quel momento in poi in pratica solo Gubbio, dopo la mezz'ora corner di Casiraghi per Marchi che schiaccia Mischione davanti alla porta di Lewandowski, il Teramo sbroglia. Al 42° invece l'estremo teramano deve ancora intervenire in prima persona per sventare un'azione corale che passa da Casoli a Casiraghi per il tiro di Malaccari. Nel frattempo Zichella inserisce Fiordaliso per l'infortunato Spighi, quindi dopo l'intervallo Piacentini per Mastrilli e Zecca per Di Renzo, ma la musica non cambia, anzi va sempre peggio. Accade poco o nulla fino al 25° quando la spinta del Gubbio sfocia nel gol del pareggio. Altro Mischione su azione d'angolo, Schiaroli trova l'angolo rimasto scoperto e sigla l'1-1 che non si schioderà. Il colpo di testa del neoentrato Barbuti al 35° sfila sopra la traversa e alla fine, come detto, piovono fischi sul Teramo, la vittoria manca, il gioco è involuto rispetto alle prime giornate. A Salò domenica prossima servirà ben altro per uscire indenni dal Lino Turina. Sì, il secondo tempo sono forse due passi indietro nel secondo tempo, non solo più uno, però al primo tempo la squadra non mi è dispiaciuta. Difatti, se andiamo ad analizzare il risultato, il primo tempo è finito 1-0 per noi, il secondo tempo è finito 1-0 per loro. Alla fine è un tempo a testa, il risultato giusto, anche se è inutile nasconderlo, ero fiducioso fino alla partita e mi aspettavo i tre punti. Bisogna continuare a lavorare, una squadra nuova, una squadra con tantissimi elementi arrivati solo quest'anno, ce ne sono mi sembra 3 o 4 dell'anno scorso, e quindi bisogna continuare a lavorare, e come dicevo prima ai vostri colleghi, se hai una squadra esperta, migliorare una squadra esperta che ha già una certa età non è facile, cioè la percentuale è bassissima, mentre se hai una squadra giovane come la nostra adesso bisogna dargli tempo, sono ragazzi che arrivano dalle primavere, che fanno un campionato diverso dagli adulti e hanno bisogno di più tempo.